Buonasera, benvenuti a questa edizione flash del nostro telegiornale. Telegiornale che si apre con la protesta dei lavoratori dipendenti della catena di supermercati Auchan. Lavoratori, sindacati e rappresentanti della politica hanno manifestato questa mattina davanti all'ingresso di uno dei tanti centri commerciali d'Italia interessati dal taglio del personale in esubero. Secondo le segreterie regionali di CGIL e CISL e UIL, in Italia i lavoratori Auchan a rischio licenziamento sarebbero 1.426, di cui 52 nella sola regione Marche. Un taglio netto del 12% dell'organico che serve per contrastare la diminuzione del fatturato registrato negli ultimi 3 anni, niente ammortizzatori sociali, 14ª sospesa e riduzione dello stipendio. Sono state queste, secondo i sindacati, le uniche proposte aziendali per raggiungere l'equilibrio economico, soluzioni che hanno reso però impossibile qualsiasi confronto serio tra le parti. Una scorciatoia per far quadrare velocemente i conti che ha portato centinaia di lavoratori a manifestare in tutte le città italiane in cui il colosso francese della grande distribuzione è presente con i suoi supermercati. Numerosi posti di lavoro che significano famiglie, famiglie che rimarrebbero senza reddito in una città che a questo ipermercato ha dato tanto nei tempi passati e anche nei tempi recenti. E quindi ci sembra importante passare, noi abbiamo sempre dato dimostrazione di collaborare con l'azienda nel momento in cui era necessario e sarà necessario collaborare perché noi ci siamo, però collaborare con strumenti che non siano subito il taglio o comunque non siano in ogni caso il taglio dell'occupazione ma la salvaguardia. È inammissibile perché qua a tavolo abbiamo fatto tutte le controproposte che non hanno voluto neanche ascoltare. Ci sono i presupposti, tra l'altro lo Auchan di Fano non ha perdite che possono giustificare 16 esuberi, inammissibile, inaccettabile. Quindi noi siamo pronti, martedì ci sarà un incontro a livello nazionale e siamo pronti a fare ulteriori controproposte, però se abbiamo di fronte una direzione che dice assolutamente no, andiamo avanti con il licenziamento, allora a questo punto ognuno farà la sua strada e noi metteremo in campo tutte le manifestazioni possibili. Di fronte a 1.460 esuberi, quanti ne ha dichiarati l'azienda, 1.381 sono operai, sono quarti e quinti livelli, livelli mediani diciamo, quelli che tutti i giorni si alzano la mattina alle 5 per venire a lavorare e portano frutto e fanno reddito all'azienda. Non è stato toccato un caporeparto, non è stato toccato nessuno dello staff dirigenziale, vorrei capire poi quando alla fine di questi tagli poi chi produrrà frutto insomma. Solidarietà è stata espressa anche dall'onorevole di Sellara Ricciatti, dal sindaco di Fano Massimo Seri, dal presidente del consiglio comunale Renato Claudio Minardi e da Angelo Bertoglio di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Rischio stipendi per i dipendenti delle province. C'è il forte rischio che da giugno i dipendenti delle province non prendano più lo stipendio, visto i tagli della legge di stabilità e i ritardi. Lo stallo nel ricollocare gli esuberi derivanti dalla legge Delrio. A lanciare l'allarme è il responsabile settore pubblici della CGIL, Michele Gentile. A Pesaro arrivano i fondi per gran parte del secondo stralcio dei lavori nel porto, grazie all'impegno della senatrice Camilla Fabbri, ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sono stati sbloccati altri 3.400.000 euro in aggiunta a quelli già ottenuti per le opere che concluderanno entro l'anno, il dragaggio della nuova darsena, la sistemazione delle banchine, interventi sulla viabilità. Si tratta di risorse subito disponibili e spendibili, ha sottolineato Ricci in un incontro con Fabbri e il comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro, Angelo Capuzzimato. Visita a Fano del vice ministro delle infrastrutture Riccardo Nencini per lanciare la candidatura di Boris Rapa e Luca Ceriscioli. Tra i temi trattati, la difesa della costa, il porto e la superstrada Fano-Grosseto. Ed è stata inaugurata oggi pomeriggio la nuova sede del Movimento a 5 Stelle di Fano. Per l'occasione il senatore Nicola Morra ha incontrato la stampa e la cittadinanza, accompagnato dal candidato presidente per le Marche Gianni Maggi e dai 7 candidati consiglieri della nostra provincia, Rossella Coto, Mirko Ballerini, Alessandro Casini, Henry Domenico Durante, Pier Giorgio Fabbri, Francesca Frau e Francesca Frenquellucci. Tra i temi trattati il reddito di cittadinanza, corruzione e immigrazione.
Mi devo complimentare con i marchigiani perché hanno la possibilità di dar un voto importante, un voto significativo ad una persona che ho conosciuto oggi, Gianni Maggi. È una persona di grande intelligenza, di grande sensibilità e di grande ironia. Per cui, ecco, io torno ad essere ancor più convinto che proprio con queste scelte noi potremo diventare convincenti agli occhi degli elettori marchigiani, perché a fronte di candidati stantii che un giorno sono di qua, un giorno sono di là, il movimento si differenzia presentando una persona pulita, intelligente, simpatica e garbata, appunto come Gianni. Oltre a Gianni c'era anche Rossella, la candidata locale, ma tutti quanti sono persone, cittadini onesti, che hanno innanzitutto la volontà di restituire alle Marche la tutela del bene più prezioso, e cioè le Marche stesse. Ed è stato inaugurato oggi il parco di Villa Uscenti, frutto di una convenzione tra l'azienda Comet e il comune di Fano, una convenzione firmata nel 2012. Evviva, un applauso! Uno spazio che in qualche modo mancava, perché è un centro, Villa Uscenti è un centro abitato che è cresciuto senza avere uno spazio da vivere, e con questa realizzazione, che arriva dopo tanti anni ma arriva, è un modo per dare uno spazio per socializzare, uno spazio sicuro che per tutte le età, per i più giovani, per i nipoti, per i nonni, per i genitori, in sicurezza, ma diventa anche un luogo per mettere in cantiere attività, quindi diventerà l'anima di questo, della zona di Villa Uscenti. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, ringrazio soprattutto la vecchia giunta e la nuova giunta che ci hanno permesso di aprire questo parco, e niente, adesso proviamo a iniziare questa avventura e speriamo che continui con questo entusiasmo, sia da parte mia che da parte dei consiglieri di tutta la zona. E tra un istante collegamento in diretta con la città di Fossombrone per seguire le prime fasi di questa seconda serata dedicata al trionfo del Carnevale. Sono attesi 800 figuranti con un centro storico completamente addobbato, 12 rioni che si daranno battaglia in giochi di abilità e forza per la conquista del Palio del Cardinale, insomma di tutto di più. Tra poco in collegamento con il nostro inviato Davide Cecchini. Grazie, grazie per la linea direttore. Ci troviamo a Fossombrone per la 15ª edizione del Trionfo del Carnevale. Come vedete qua il villaggio medievale è pronto, i fagioli sono quasi pronti perché qua è tutto quanto a tema. Dietro di me stanno chi combattendo, si sentono rumori di spade e io qua incontro un viso amico, e soprattutto uno che è vestito quasi come me. Allora io, scortato da questi due signori medievali, incontriamo il vice sindaco di Fossombrone. Ecco, ancora una volta, anche nel 2015, un'edizione sembra riuscita. Sì, questa è la 15ª edizione, perché sono 2 anni consecutivi che abbiamo rimesso in piedi il Trionfo del Carnevale, grazie alla collaborazione del Comune di Fossombrone insieme alla Proloco Forum Semproni e a tutti i partecipanti, anche tutti i quartieri che si sono dati da fare. Abbiamo circa 12 contrade che si duelleranno per poter prendere il Trionfo del Carnevale, e poi quindi ecco, abbiamo anche qui gli armigeri, abbiamo di tutto, e vediamo stasera, poi la serata sarà bellissima perché abbiamo le osterie che ospiteranno tante persone che vengono anche dalla costa, e quindi Fossombrone a mio avviso si sta dimostrando il punto di rifornimento di tutta l'intera vallata del Metauro. Mi permetto, mentre parliamo, facciamo una carrellata e andiamo da quella parte, se il cameraman riesce a seguirci. Noi passiamo attraverso 2 uomini che stanno così duellando, cercando di non farci troppo male. Ecco perché il trionfo del carnevale è anche a misura di bambino. Ci troviamo proprio qua nel villaggio dei giochi medievali formato bambino. Sì, perché diciamo che la festa è stata impostata in questa maniera, ovvero che la famiglia possa essere protagonista dal grande al piccolino. Ovviamente sotto i 12 anni l'entrata è assolutamente gratuita. E qui ci sono, come vedete, sia i giochi per i bambini, i laboratori che ci sono stati tutto oggi pomeriggio, e dall'altra parte invece c'erano i giochi storici fra i quartieri, fra le 12 contrade partecipanti.
abbiamo il mercato antico con tutti gli espositori e sono assolutamente, assolutamente filologicamente attinenti a questo. Ci tenete molto, molto perché molto. Volete stare veramente la documentazione che avete trovato datata 1559. Sì, perché la festa nasce grazie a dei documenti realmente esistenti e quindi è un buffone di corte che ci attesta che nel 1559 il cardinale Giulio della Rovere, in onore della città di Fossombrone, ha aperto questi giochi storici e il palio chiamato Corsa all'Anello come per i 12 cavalieri più, diciamo, rinomati della nostra città, che potessero dare lustro e poi alla fin fine far vincere la contrada migliore. Ecco, tra l'altro la Corsa all'Anello che avverrà domani, nella giornata di domani, oggi le 12 contrade si sono già prodigate nei giochi storici e sembra che ce n'è qualcuno in avanti, ma ancora non si può sapere chi vincerà perché è tutto in work in progress. Sì, e in effetti le finali sono domani e poi il palio vero e proprio sarà al Campaccio, storicamente si chiamava così la zona in cui si fanno questi, diciamo, finali e anche la Corsa all'Anello. Però stasera vi preannunciamo che ci saranno tanti gruppi di spettacolo, ovviamente rinascimentali, tantissime attrazioni come i Falconiere, che farà il volo anche notturno, ci saranno i giullari. Anche serpenti, ce ne ho detto, ma è vero? Con i serpenti, le streghe che faranno degli spettacoli particolari col fuoco. La lettura del bulbo oculare, per esempio, qua a Fossombrone c'è anche quella, cioè incredibile. Sì, sì. Abbiamo trovato, diciamo, tutti questi personaggi, queste attrazioni che rendono effettivamente la nostra città un punto di riferimento per tutta la vallata, perché Fossombrone, alla pari di Urbino, ovviamente Urbino era la capitale del Ducato, ma alla pari di Urbino Fossombrone è una città rinascimentale e lo si vede in ogni angolo di tutto il nostro centro storico. Ecco, a proposito di ogni angolo, proviamo anche noi a fare una passeggiata se il camera riesce a seguirci. Ecco, sta andando avanti questa singolare attenzione, i bambini che stanno giocando con i giochi tipici del Rinascimento, però io mi voglio soffermare, se riuscite a seguirmi, una cosa molto particolare. Arriviamo di spalle, ma vedete che era tipico nel periodo rinascimentale far vedere una bella dimostrazione di quante specie di animali potevano esserci. E qua ne vediamo veramente di tutti i tipi e soprattutto non c'è nessun tipo di recinto di nessun modo, perché rispondono al nome del loro padrone come se fossero delle persone umane, è vero? Il suo nome da dove viene? Io sono Antonio da Mondaino. Ecco, allora qua vediamo una pecora simpaticissima, ma soprattutto ogni suo animale ha un nome preciso, vero? Sì, ogni animale ha un nome, perché il nome è sinonimo di dignità. Non è detto che solo un cane deve avere un nome, anche la pecora si chiama Pina, la capretta Natalina, il maschio dell'oca Duck, la femmina Carolina e l'altra Paperina. E la cosa più bella è che rispondono proprio come se fossero delle persone a lei e non si allontanano assolutamente dal loro posto. Ma come ha fatto a creare un feeling così particolare con questi animali? È un feeling che è nato, non diciamo che è nato, l'ho sempre avuto dentro di me. Fin da bambino vivevo in campagna e mi è rimasto sempre impresso questo contatto con gli animali. È una cosa che uno ha e che sente. E difficilmente uno, se ha queste qualità, difficilmente se ne può allontanare. Ecco, per la gioia dei più piccoli e anche per lo stupore dei genitori, perché vediamo veramente, non è sicuramente, non siamo sempre abituati a vedere tutti questi animali insieme. Grazie e buona continuazione, perché qua i bimbi stanno continuando a carezzare, sono curiosissimi. Grazie mille, buona continuazione del trionfo del carnevale e noi continuiamo questa passeggiata piano piano, perché questo è un mercato. Francesco, vieni pure qua insieme a me. Scortami con la tua veste, con la tua vestigia medievale, anche vice sindaco, prego, facciamo una passeggiata e facciamo vedere quello che si può trovare. Sì, qui praticamente ci sono dei banchi tipici dell'epoca dove ognuno ricrea l'atmosfera di quello che poteva essere un mercato antico. Abbiamo di tutto, quindi passiamo da riparacocci. Ecco, perché le cose non si buttavano, non c'era l'usa e getta, ma c'era il riparacocci. Assolutamente. Ecco, c'è anche
una bancarella molto particolare che dice indovina che cos'è. Allora, visto che leggo questo nome, io voglio andare a parlare con questa bancarella perché anche noi vogliamo sapere, siamo in diretta su Fano TV, sì. Salve. Allora, visto che c'è la domanda, indovina che cos'è, vogliamo qualche utensile particolare che ci può svelare i telespettatori di Fano TV che ci stanno guardando. Guardi, sono questi tre oggetti qui, 1, 2, 3 e 4. Che cosa, possiamo sapere che cos'è? Io non ci provo neanche perché io sicuramente... Non è facile. Allora, intanto questo che cosa veniva usato? Tutti e tre hanno lo stesso nome, però ognuno ha una funzione diversa. Qual era la loro funzione? Te lo devo dire? Sì, ormai loro hanno provato da casa, però sicuramente non ci sono riusciti. Casa. Allora, questi tre qui sono tre ferri da stiro. Tre ferri da stiro? Tre ferri da Molto stiro. Meglio della vaporella di oggi. Diciamo che servivano per i vestiti dei nobili. Questo qui per la cuffietta che io ho in testa. E poi in quei punti dove non arrivava il ferro da stiro, questo sempre scaldati sul fuoco, perché guarda, qui si vede, è bruciato, è stato il segno. Mentre questo serviva, scaldato anche questo, serviva per questi coletti grandi che avevano, eccetera. Il più piccolo aveva una funzione anche loro, sempre ferro da stiro, ma serviva per tutte quelle pieghe che avevano attorno ai bracci e nelle camicie o attorno al collo. Quindi proprio tre ferri da stiro ad hoc. Per la veste rinascimentale. Sì, esatto. Grazie mille, qua vedete ancora quanti altri utensili ci sono e qui parte il quiz da casa, a che cosa servivano. Volete sapere la risposta? Venite qua a Fossombrone e la chiedete al signor... Che non Fabri, mi... al Fabri signor, Dino. Al signor Gino Fabri che... Fabri Dino, lo ringraziamo. Prego. Buona continuazione, noi continuiamo la nostra passeggiata perché non è finita qua. Continuiamo tra una bancarella e l'altra, vedete qua le armature pronte con tanto di scudo e tanto di spada. Io non ci provo neanche, che queste sicuramente pesano più di me. E tra l'altro ci sono, carino, due bambini che stanno giocando con la ghigliottina adesso, se il cameraman riesce... Quella è la gogna. Riesce la gogna, scusate, no, la ghigliottina era più pesante. Però questo fa capire veramente il clima che si respira in questo splendido trionfo del carnevale. Ecco, continuiamo la passeggiata e vedo che già sono pronte, insomma, l'orario è quello di cena, quindi le locande stanno per aprire. Le locande stanno per aprire, erano aperte anche ieri sera e soprattutto sono locande filologicamente attinenti al periodo. Abbiamo 9 quartieri che le hanno organizzate e sono tra le nostre vie più belle, più caratteristiche e soprattutto chiaramente i piatti sono ricreati a regola d'arte. Ecco. Allora, questo è il corso di rappresentanza con tanto di vessilli colorati ad hoc a seconda delle varie tipi di contrade presenti. Ma io a questo punto sono curioso e voglio fare due domande a questi signori qua che sono addobbati a festa. Allora ragazzi, intanto di che contrada siete? Del Ponte, del Borgo. Allora guarda, siamo in diretta in questo momento. Come sono andati i giochi storici? Male, molto male. Molto male? Molto male. Siete caduti dalla botte, no? No, dalla botte no. La botte è andata bene. Allora, insomma, incrociamo le dita per domani per la corsa all'anello. Sì, si spera in un buon risultato di fragolino. Ecco, insomma, allora almeno il cibo era buono. Vi siete ristorati. Sì. Allora, salutate i telespettatori di Fano TV che ci guardano adesso ciao. In diretta. Invitateli soprattutto qua a venire a prendere. Venite domani. Anche stasera, ci sono le cantine aperte. Ciao ragazzi, buona continuazione. Ecco, un altro scorcio del trionfo del carnevale. Ecco, Francesco, l'ultima domanda e poi ti lasciamo lavorare. Come mai, perché i telespettatori di Fano TV devono venire qua a Fossombrone? Perché veramente ancora lo spettacolo sta per cominciare. Lo spettacolo sta per cominciare, i motivi sono tanti. Uno fra questi è il corteo storico di circa 160 nobili che scenderanno dalle vie di Fossombrone per incontrare davanti al Palazzo del Comune gli anziani e il Duca con la corte di Urbino che ci vengono a fare visita. E la seconda motivazione è sicuramente gli spettacoli, tutti rinascimentali, di musica, giocoleria, falconeria. Ma chi più ne ha più ne metta. E ovviamente domani. Esatto, e poi soprattutto non possiamo svelare tutto perché bisogna venire qua a Fossombrone. Ringraziamo tutta la Proloco Fano Semproni, il comune di Fossombrone rappresentato dal vice sindaco, e noi ridiamo la linea in studio a voi, appunto, in studio. E con il trionfo del carnevale si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona domenica.